Gianluca, hai parlato anche di momenti difficili anche da altro punto di vista. Noi parliamo di Second Life, di quello che il calciatore tenta di fare, e tu addirittura il tuo sogno di tornare in Sardegna era un sogno in grande, perché non solo sei tornato con un decimo di stipendio, con un contratto in bianco per giocare col Cagliari, ma addirittura con l'idea di avviare un'attività imprenditoriale, che era quella dell'Highline, l'unico marchio nella storia centenaria del Cagliari di un'azienda sarda. Parlaci un po' di questa iniziativa. Ma era un progetto nato da un mio amico che mi era coinvolto in questo, appunto, nella Che è Andrea produzione, sì, Pichau. è Andrea Picciò, della produzione di abbigliamento sportivo, e chiaramente sfruttando l'immagine mia di Christian Calembè, siamo riusciti comunque a creare qualcosa di importante anche all'estero. Che secondo me ha lasciato semi in Sardegna comunque. Assolutamente sì, però purtroppo non eravamo, probabilmente non eravamo pronti per questa crescita enorme che abbiamo avuto, e quindi chiaramente le cose non sono andate bene, anche se poi come esperienza personale è sempre stata molto utile e mi ha insegnato che comunque bisogna seguire le cose in prima persona, anche per poter dare consigli a chi lavora. Però comunque non ho nessun tipo, l'ho pagata sinceramente pesantemente, perché comunque fare l'imprenditore non è una cosa facile, soprattutto quando io personalmente non ero portato, io sono un animale da campo, io non sono una persona con la quale, sai, quando fai l'imprenditore devi scendere certe volte a compromessi per poter vendere, oppure dire delle cose che magari, delle Che verità. sono strumentali alla Esatto, vendita, ma non sono ma io aiutate. invece sono una persona molto diretta, quindi sicuramente se non mi piace il prodotto non te lo venderò mai. Cioè, io non ti vendo un prodotto che ho qualche dubbio, ma proprio fa parte della mia natura, perché sono fatto così. Non dico che gli imprenditori ti fregano, non dico questo, però chiaramente ti vendono una verità in maniera diversa e ti fanno contento. Io invece sono diretto e non ho sicuramente le capacità di un venditore. Anche se non era il mio compito quello lì, il mio compito era più che altro cercare di fare la mia parte dal punto di vista di conoscenze, però Fatta bene, perché poi questo marchio è decollato immediatamente. Mi pare che il primo a sposare come testimone, peraltro molti di loro per amicizia, dobbiamo dire. gratis, c'è da dire che Zola ha usato le nostre scarpe gratis. Boxic, che era un mio Fabian O'Neill il primo, ricordo male. Fabian O'Neill, sì. Il primo in assoluto a indossare le Fabio, tue sì, scarpe. assolutamente. In quel periodo, quando c'era Fabio anche usare le scarpe, io non ero ancora in società con Andrea. Dopo le ha usate Calembè, era un grande campione del mondo, campione Era anche europeo, socio e anche Calembè. socio. Poi le ha usate, siccome Alan Boxic è il mio compagno di squadra a Middlesbrough, mi ricordo una partita, mi ha detto: Gianluca, se vinciamo oggi ti prometto che ai mondiali uso le tue scarpe. Cioè, lui ha usato le nostre scarpe. Nel Portsmouth, l'ultima partita del campionato, noi abbiamo distrutto il campionato, abbiamo fatto più di 100 punti vincendo il campionato di Champions League, che secondo me è uno dei campionati più difficili al mondo, cioè Forse anche dei più belli. dei più belli e più difficili al mondo. L'abbiamo vinto, io l'ho vinto, ho avuto la fortuna di vincerlo 2 volte, perché ho giocato 4 anni in Premier, 2 anni in Championship, e li ho vinti tutti e due qui in Championship. Quindi l'ultima partita di campionato, tutta la squadra, anche chi aveva lo sponsor, ha usato tutte le mie scarpe. Trasmissioni sportive, usiamo le scarpe, e quindi una grande pubblicità clamorosa in tutti i modi. Addirittura una pubblicità che aveva portato addirittura gli animalisti a mettere degli striscioni allo stadio dove non si usano la pelle di canguro per fare le scarpe. Quindi ha avuto anche una polemica che c'è Perché stata. c'era la pelle del canguro, C'è la pelle di certo. canguro, però sono canguri fatti apposta, allora Allevati per sì, questo. allevati per questo. E comunque Come avevi drammatizzato? che togliavamo le scarpe al canguro, no, traumatizzato. Comunque avevo preso informazioni perché comunque volevo capire se questo tipo. E poi comunque ci eravamo spostati anche noi un po' sul misto pelle sintetico. E comunque, però al di là di questo c'era una grande attenzione per il marchio, perché chiaramente noi sfruttavamo la mia posizione, ovviamente, per cercare di avere dei vantaggi nel marchio. Però poi chiaramente le cose non sono andate male, anzi malissimo, perché comunque sono entrati soci stranieri che hanno fatto veramente tanto casino, scusate il termine,
E niente, le cose non sono andate bene, ne stiamo pagando ancora le conseguenze. Però, come tutte le cose, si va avanti, si cerca di imparare la lezione. Anche in quel caso lì ci siamo ritrovati a gestire risorse umane. E quindi torniamo sempre al discorso gruppo, torniamo sempre al discorso gruppo di lavoro. Senti, Massimo Cellino, so che apro un capitolo particolare perché sì, con lui rapporti strani, grandi momenti dove ti ha dimostrato più di una volta sì, di volerti bene. Momenti in cui però questo volerti bene non si è espresso, perché ci sono stati momenti in cui ti ha reso anche la vita difficile. Diciamo che comunque Cellino ha sempre creduto in me da calciatore, sempre tra virgolette, perché poi l'ultimo anno non è stato così. Esatto, l'ultimo anno non è stato così, e lì secondo me ha sbagliato. Contava il fatto che tu fossi anche l'interlocutore come sponsor tecnico. Non credo, non lo so, ma non credo. Sai, Cellino è geniale per certe cose, poi per altre cose chiaramente... Non è che gli affari legati proprio a... Ma non credo, no, lui va al di là, lui, Cellino, io ho stima per lui, però comunque dal mio punto di vista in certi momenti non si è comportato... No, non è che non si è comportato bene, aveva sicuramente le sue motivazioni, non è che poi... Se le nostre motivazioni non corrispondono, ognuno va per la sua strada. Io avevo un contratto ancora per la Serie A col Cagliari, sono andato via, perché non sto in un posto dove uno non è convinto al 100% di tenermi. Va bene, io non ho un buon rapporto con lui, sono andato a Leeds con lui quando aveva acquisito Leeds, per cercare di dargli una mano, poi come fa lui ogni tanto, ti chiama, ti richiama, ti prende, certe volte... sei a disposizione, certe volte non sei a disposizione, però io ho un ottimo rapporto con lui, cioè non assolutamente niente da ridire. E se mi chiama oggi, facciamo magari 3 ore di telefonata. Mi ha chiamato dopo che ho esordito in Serie A, sono stati 3 ore al telefono, mi ha fatto molto piacere questo. No, lui sa, nei momenti giusti sa intervenire, questo lo posso dire. Però su molte cose non siamo stati d'accordo, non siamo d'accordo, ognuno fa la sua strada, lui fa quello che deve fare, io faccio quello che deve fare, magari ci incontriamo fra 5 anni e chissà, magari può nascere qualcosa ancora. Parlando invece di allenatori, tu sei tornato in un anno particolare, arriva Zeman, fallisce Zeman, arriva Zola, non risolve il problema, ritorna Zeman, non risolve il problema. Festa è la scelta che molti dicevano doveva traghettare la squadra verso la Serie B. A momenti riuscivi a salvare il Cagliari, quella vittoria a Firenze è stata capace di riaccendere. Sì, diciamo. Ci pensi qualche volta, dici, ho avuto in mano la sorte del Cagliari, avevo in mano forse la una carriera, avevo in mano la mia carriera, perché comunque se salvavo il Cagliari poteva cambiare sicuramente la carriera, senza dover faticare così a trovare squadra e dover comunque andare trovati in situazioni particolari, però devo dire che era una situazione molto difficile quando sono arrivato a Cagliari. La squadra dal punto di vista psicologico era veramente a terra, si è lavorato soprattutto su questo aspetto. Si può lavorare sull'aspetto psicologico in campo senza dover per forza dire e fare delle cose, con esercitazioni, con la presenza, con la voce, col fatto che sei sempre addosso ai calciatori, che comunque li stimoli anche dal punto di vista emozionale, fargli capire che comunque quando si va in campo anche per la famiglia, per gli amici, per i tifosi, cioè fargli capire veramente l'importanza di quello che uno fa. Farlo capire in un modo giusto, magari anche parlando personalmente con qualcuno, strigliando qualcun altro, prendendo a calci qualcuno o accarezzando qualcuno, dipende, non tutti siamo uguali, non tutti hanno la stessa sensibilità. Il calciatore prima di tutto è un uomo che comunque ha le sue emozioni, le sue debolezze, le sue paure, e non puoi trattare tutto allo stesso modo. Era ricomponibile la situazione dentro? Assolutamente sì, però non bisogna pensare, io sono arrivato a 7 partite dalla fine, abbiamo fatto 13 punti, per me era molto più facile. Per intenderci, perché tra poco ci sarà la partita, in 9 partite Zenga ne ha fatto
10 di punti, tu in 7 ne hai fatto 13. Sì, però questo non voglio... No, ma dico, già giusto per fare un paragone. No, molto... no, però non è corretto, perché comunque io sono arrivato in una squadra che ormai non c'era più niente da perdere. Anche ma c'ho ragione. Anche, però, sì, però il mio lavoro era più facile, non avevo tensioni, non avevo niente, gli ho detto a Giulini, presidente, posso fare quello che voglio, mi metto l'elmetto e vado lì, cioè non devo avere limitazioni dal punto di vista che comunque se c'è da entrare duro, bisogna entrare duro. Quindi era molto più facile per me. Quindi, però mi sarebbe piaciuto avere una squadra come il Cagliari dall'inizio della stagione. Questo sarebbe stato fantastico, perché tu dal ritiro puoi creare l'ambiente che desideri. Ci speravi avere. Anche retrocedendo? Sinceramente avevo capito che c'era qualcosa che probabilmente avrebbero cambiato, però mi convocò Giulini con Capozzucca a parlare di futuro del Cagliari. Sono andato lì, ho parlato con loro, però avevo la sensazione, proprio un'energia negativa da parte, e non avevo capito che comunque la mia strada sarebbe stata diversa. Hanno preso Rastelli, una squadra straordinaria. Poi io ho incontrato quel Cagliari, perché ho giocato col Como qua a Cagliari, e per fortuna abbiamo fatto una bella figura, perché il Cagliari ha pareggiato alla fine, al 90esimo, forse no, all'87esimo, sì, sì, qualcosa del genere, e ci tenevo molto a quella partita. Però sono andato via dal Cagliari e sinceramente Giulini non mi ha mai promesso niente, anzi devo ringraziarlo, perché mi ha dato la possibilità di allenare il Cagliari in Serie A e lo ringrazierò per sempre. E quindi ha fatto la scelta, si è rivelata una scelta azzeccata, perché è ritornato in Serie A, quindi nessuna recriminazione da parte del... Chiaramente per me sarebbe stato molto molto importante riuscire a ripartire col Cagliari magari in B e magari riuscire a vincere il campionato.